Allora, direi di cominciare innanzitutto, ben ritrovati, è sempre bello vedervi qui numerosi. Oggi siamo in un circolo che è storico del Partito Democratico di Bologna, ma è anche un circolo molto significativo, perché il Passepartout è uno dei centri anche culturali, se vogliamo, più attivi, e voglio ringraziare il segretario del circolo, Marco, e tutto il comitato direttivo per la disponibilità che ci ha dato questa sera, e faremo altri incontri qui. Siamo alla seconda lezione, lo dicevo prima anche al professor Ignazzi, che è qui affianco a me, e ci raggiungerà a breve la Presidente del Consiglio Comunale, Simona Lembi. Dicevo appunto che siamo alla seconda puntata di Dabbo. Nella prima abbiamo avuto un incontro con Salvatore Vassallo parlando dello statuto, del manifesto dei valori, del codice etico. Oggi affronteremo il tema del rapporto tra il partito, la società e lo Stato da un'angolazione parzialmente diversa. Lo vedrete, lo schema sarà quello dell'altra volta, cioè comincio io a fare delle domande e poi dopo gli interventi lascio a voi la possibilità di chiedere e interloquire con i nostri ospiti, proprio perché dall'interazione penso che possa venire un momento utile di scambio e di dialogo per tutti. Le lezioni, come sempre, verranno videoregistrate e poi cercheremo di fare un report, perché il corso lo facciamo in crowdfunding e quindi la raccolta dei fondi, del finanziamento, ci obbliga anche a rendicontare tutto quello che facciamo per i nostri piccoli grandi finanziatori o donatori, come cui piace più chiamarli. Allora, l'occasione è stata appunto partire dal libro che il professor Ignazio ha scritto con Fabrizio Bacca, che parla del triangolo rotto. In realtà è un resoconto di una discussione che parla di un appunto difficile rapporto tra partiti, società e Stato. E la prima domanda che farei al professor Ignazio è proprio questa: dov'è che si è rotto questo triangolo, cioè questa relazione, e perché? Perché si è rotta? Cioè, cominciamo con domande piccole, brevi e... Dunque, grazie innanzitutto dell'invito, molto piacere essere qua, potremmo un po' scambiare qualche idea e opinione. Curioso che sia sempre un problema di informazione, ho pensato tutta un'altra cosa, di fare una lezione sulla rappresentanza. Evidentemente ci sono a volte delle curiose dissonanze cognitive. Dunque, per affrontare in generale questo problema, da dire soprattutto al centro di tutto c'è che ruolo hanno i partiti oggi, ne hanno ancora un importante, è sempre meno rilevante, e quali sono le ragioni principali di un declino, se esiste questo declino. Il discorso che io vi faccio è un discorso però che prescinde dall'Italia, cioè non vi parlo dei partiti italiani, dopo magari una domanda possiamo ovviamente analizzarli in dettaglio, ma in questa parte un po' introduttiva, come mi sollecita a fare il presidente di questa sessione, faccio riferimento un po' a un discorso di carattere generale e quindi a un contesto delle democrazie europee. Non tanto all'Italia, ma a un contesto generale di democrazie europee. Nelle democrazie europee è successo qualcosa negli anni '80. Questo è una sorta di tornante della politica delle democrazie europee, perché negli anni '80 vengono a maturazione alcuni fenomeni o macrofenomeni, se vogliamo, da un punto di vista sociale in senso lato e da un punto di vista politico, ovviamente con interrelazioni molto forti da cui. Da un punto di vista sociale cosa succede? Viene a maturazione lo sviluppo della società post-industriale. Post-industriale che cos'è? È una società che ha, come dire, esaurito la fase della società in cui l'industria era il centro e il cuore dell'attività economica dei vari paesi sviluppati, in cui quindi c'erano delle relazioni sociali
e dei rapporti di classe ben definiti, definiti dallo sviluppo storico della fine 800 e del 900, in cui appunto gradatamente la società industriale è andata affermandosi, prima nelle città più mature del nord, centro-nord Europa, poi anche nella parte mediterranea e anche da noi, soprattutto grande sviluppo post-bellico negli anni 50-60, e in generale comunque c'è il passaggio da questo modello di società fondato quindi principalmente sulla, sull'industria, sul settore industriale, a invece una società che ha il suo cuore, il core, potremmo dire, nel terziario, quindi nei servizi, quindi con una relazione che non è più uomo-macchina, ma è uomo-uomo. Questo cambia, cambia la società, cambia tutto, lo prendo un po' lontano, come vedete, eh? Questo è un grande cambiamento nella società, e questi grandi cambiamenti della società non possono non avere degli impatti sulla politica. Li hanno? E come? Ecco. E come se li hanno? Quindi a questo dobbiamo affiancare alcuni altri fatti ed eventi di cambiamento epocale della società, che possiamo riassumere in due altri grandi macrofenomeni. Uno è quello della secolarizzazione e l'altro è quello della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa elettronici. Secolarizzazione cosa significa? Non è solo e tanto il distacco progressivo, la diminuzione progressiva dell'influenza delle chiese di vario genere, cattolica e protestante, parliamo dell'Europa e ortodossa, se vogliamo aggiungere anche la Grecia, dell'influenza delle chiese nel comportamento dei cittadini, nelle decisioni delle autorità pubbliche, che in vari paesi c'è sempre stato. È qualcosa di più generale, è proprio una maggiore propensione dell'opinione pubblica a guardare al mondo sostanzialmente in maniera meno, virgolette, magica, soprannaturale, quindi in maniera più razionale. Lo metto molto tra virgolette, perché ovviamente le pulsioni razionali sono sempre enormi e fortissime, ma in maniera più razionale. Questo che impatto ha sulla politica? La crisi delle ideologie è questa. La secolarizzazione non riguarda tanto e solo il fenomeno religioso, ma riguarda anche quell'ideologia onnicomprensive, di cui la comunista è stata una delle più potenti nel XX secolo, che quindi vengono secolarizzate, vengono viste per quello che sono, non per quello che promettono in un al di là futuro che deve venire, in un paradiso in terra che si deve realizzare. E quindi questo crea una disponibilità da parte delle opinioni pubbliche e dei cittadini a guardare i fatti politici con occhi un po' più disincantati. C'è un disincantamento del mondo, come dice il grande filosofo e sociologo. Mettiamo queste due cose, siamo così lontane, mettiamole vicine. Cioè mettiamo vicino un cambiamento della società dall'industriale al post-industriale e un atteggiamento diverso delle opinioni pubbliche nei confronti delle costruzioni, grandi costruzioni ideologiche, dei grandi sistemi di pensiero. Cioè, vediamo tutto questo che cosa crea? Crea un allentamento delle fedeltà premesse. Cosa intendo con questo? Intendo dire che quelle adesioni fatte in maniera molto istintiva, spontanea, tradizionale e anche fideistica, non hanno più forza, non hanno più mastici, non tengono più. C'è una adesione sempre più, virgolette, laica, nel senso aderisco ad un partito, ad una proposta politica, ma fin tanto che mi convince, non vi aderisco per tutta la vita. Come dicevano i gesuiti, per inde a cadavere, finché non sono speso. C'è qualcosa che uno
non abbandona mai, perché si sente sempre parte di quel mondo politico. A tutto questo aggiungiamo ovviamente la televisione, la radio, la televisione, soprattutto la televisione. Non parlo ancora di internet, perché parlo di anni 80. Tutti questi fenomeni vengono a maturazione da anni 70, anni 80. Che impatto hanno con i partiti politici? Quindi la società cambia, questi sono alcuni degli elementi più rilevanti, detto il figlio ovviamente, dei cambiamenti della società, e che impatto hanno questi sui partiti? Beh, uno è evidente, la minor presa di costruzioni ideologiche a tutto tondo. I partiti non possono più fare riferimento a una visione del mondo onnicomprensiva in cui tutto abbia si è incasellato perfettamente in qualche parte. In cui i partiti devono sempre più proporsi come produttori di politiche, più che come produttori di sogni. Cioè è molto più facile essere produttori di sogni perché lui incanta, no? E abbiamo avuto per vent'anni un grande incantatore in Italia che produceva sogni. A pacchi, tutti trasformati in incubo. Ma l'atteggiamento in generale dell'opinione pubblica è quello di un disincanto nei confronti dei partiti, così come, come effetto appunto della secolarizzazione, un disincanto nei confronti dei partiti e quindi una minore fedeltà. E che cosa abbiamo osservato allora noi in Europa dagli anni 80 in poi? Abbiamo osservato una diminuzione della fedeltà di voto elezione per elezione dopo elezione, partito per partito. Detto in termini un po' politologici, una maggiore volatilità elettorale, che è un termine un po' tecnico che si usa per analizzare il cambiamento di voto da un'elezione all'altra. C'è un aumento tendenziale a partire da un aumento significativo a partire dagli anni 80 nella volatilità elettorale. A fianco di questo fenomeno abbiamo anche una diminuzione della, uso un termine inglese, della membership, cioè degli iscritti ai partiti. La membership diminuisce in tutta Europa. Qui faccio un inciso, forse in qualche maniera vi è arrivata questa mitologia dell'Italia come di un paese dove un tempo c'erano grandi masse di cittadini iscritti, c'era grande mobilitazione, eccetera, eccetera, tutte valide. In termini comparativi, l'Italia era nella fascia bassa degli iscritti ai partiti. Molti di più iscritti nei paesi del nord, però molti più cittadini iscritti, in rapporto alla popolazione ovviamente, nei paesi del nord. Soprattutto perché gli iscritti erano in blocco gli appartenenti alla classe operaia, perché avessi sindacato perché era un movimento socialista. Caso classico la Gran Bretagna, ma anche la Svezia e la Francia. Quindi adesso l'Italia, nonostante poi non abbiamo avuto tutto il fenomeno Tangentopoli, anni 92-94, molto particolari, eccetera. Abbiamo un problema molto grave, molto serio di tenuta di archivi e tenuta di cifre affidabili degli iscritti, soprattutto per i partiti di destra, e questo crea ovviamente un po' di problemi di comparazione con gli altri paesi. Noi la Francia siamo in questo caso proprio cugini, siamo fratelli per quanto riguarda l'aleatorietà e non affidabilità delle cifre, però detto questo, facendo un po' di cade su questo, solo a partire dagli anni 2000 abbiamo raggiunto delle posizioni medio-alte in rapporto agli altri paesi europei. Quindi tutti quelli che parlano della crisi dei partiti italiani dovrebbero un po' guardare con un po' di attenzione i dati in lungo periodo e in termini comparati, che ripeto non dobbiamo mai considerare l'Italia un caso particolare. È un caso delle democrazie europee che ha avuto alcune peculiarità e appunto, come dicevo prima, la presenza di Silvio Berlusconi in politica senza che avesse ceduto tutte le sue attività è veramente un caso particolare anomalo che non sarebbe potuto ripetere in nessun altro paese,
ma a parte questa piccola grande peculiarità abbiamo, come dire, molti aspetti che invece sono presenti in altri paesi. Non siamo un'eccezione, né un principe azzurro né un brutto ancora. Quindi volatilità crescente, quindi iscritti calanti in senso generale, partecipazione politica che diminuisce nel senso di partecipazione elettorale, mobilitazione nel senso di partecipazione a eventi eccetera che tendenzialmente diminuisce, salvo alcune altre punte che abbiamo registrato in connessione però agli eventi esterni, cioè la guerra. Guerra in Iraq 2002-2003 sono stati momenti di grandissima mobilitazione in tutta Europa, come non si vedeva appunto dagli anni 50, ma come dire, un fenomeno esterno, non è tanto legato alla vita politica interna. Però questo certamente va sottolineato come in realtà una disponibilità, quello che se possiamo anticipare, esiste ancora una disponibilità alla mobilitazione in Europa, cioè che i cittadini stiano tutti in pantofole a guardare la televisione. Se c'è un'occasione, l'abbiamo visto l'anno scorso durante la campagna elettorale, quella massa di ombrelli sotto la neve che andavano ad ascoltare Beppe Grillo in piazza, se ci sono determinate occasioni si esce dallo schema televisione pantofole. E andando oltre a mobilitazioni anche di tipo non convenzionale, quindi manifestazioni, occupazioni, sit-in, eccetera, e in questo c'è, soprattutto in Italia, una grande disponibilità alla mobilitazione. Nel senso che le ricerche ci dicono che l'opinione pubblica è oggi più favorevole, non condanna, come condannava invece 20 anni fa, o come condannava nei 15 anni o terribili anni 70, iniziative di mobilitazione di questo tipo, anche non convenzionali. Non voglio dire che, cioè questo è un po', come dire, un aspetto curioso, se vogliamo, esce un po' dallo schema che vorrei presentare in senso lato, è qualcosa che però va tenuto presente. Va tenuto presente perché se non ci fosse questo sentimento nell'opinione pubblica, non potremmo spiegarci il comportamento elettorale dell'ultimo anno e di quello che si ripeterà alle elezioni europee, per dire un grande sostegno a una formazione molto particolare, potremmo criticare protesta, che ha detto tante cose come il Movimento 5 Stelle, che non va assolutamente sottovalutato. E non crediate queste espulsioni proprio tanto danno nell'opinione pubblica. Tornando quindi ai partiti, non sono stato breve, ma la sua domanda però era anche molto, molto ampia, devo fare un po' qua, dopo sarò molto più sintetico, prometto. Tornando ai partiti, dove si è rotto un po' il triangolo, no, in questo rapporto? Fin qui ho dato poi lo schema di fondo, no? Cambiamento, diciamo, storico, epocale delle società, impatto che queste hanno avuto sui partiti, rendendoli più fragili in termini di rappresentanza, nel senso che con questo processo di secolarizzazione e col processo di post-industrializzazione, i partiti non avevano più le loro classi sociali, i loro gruppi sociali di riferimento a cui andare immediatamente, a cui stabilire un contatto diretto, un relè che si attivava subito. Cioè, per i socialisti non avevano più tutta la classe operaia a disposizione, non l'ha mai avuta in realtà storicamente, però non avevano il grosso della classe operaia a cui potevano immediatamente fare riferimento perché erano i loro rappresentanti, così come i partiti confessionali non hanno più il grande serbatoio dei fedeli, dei credenti a cui fare immediatamente riferimento. E tutto questo si cominciava a perdere, di qui la volatilità appunto, di qui la perdita di questa forza di rappresentanze di determinate classi sociali, determinati gruppi sociali, classi o gruppi o componenti sociali, che assicuravano ai partiti già un bel piedestallo, una bella sicurezza, cioè un bel bottino da cui partire per eventualmente espandersi in altre direzioni. Tutto questo quindi è un fumo, ma di fronte a queste, quindi c'è una trasformazione
che rende i partiti un po' più indeboliti, cioè, per cui cominciano a perdere questi rapporti, cominciano a perdere iscritti, perdendo iscritti si perdono anche soldi, si perdono anche fonti di finanziamento, si perde quindi la possibilità di fare attività, eccetera. Cosa hanno fatto i partiti in tutta Europa? Beh, hanno usato le strutture dello Stato. Abbiamo questo processo che io ho definito l'evoluzione dei partiti in senso statocentrico, perché riflette una interpenetrazione dei partiti nello Stato. Se noi pensiamo ai partiti novecenteschi, fine ventesimo secolo, ultimi decenni, ultimi 10, 15, 20 anni, abbiamo che i partiti erano dei ponti tra la società e lo Stato, erano dei canali. Alla fine del Novecento, non riuscendo più a svolgere questo rapporto, essendo sempre più stretto il canale e sempre più fragile il ponte che univa la società, cosa hanno fatto? Beh, sono diventati parte dello Stato. Hanno ovunque acquisito risorse dallo Stato con leggi sul finanziamento pubblico. Tutti i paesi, all'esclusione della Svizzera, hanno leggi che dotano i partiti di fondi. Inghilterra solo la partita di opposizione, 4 lire, in realtà, in caso di eccezione per l'Inghilterra, tutti gli altri. Noi ovviamente, cosa abbiamo fatto? Eravamo quelli che li ha dati a man bassa, a tutti, in quantità incommensurabile rispetto agli altri paesi, senza nessun controllo, e adesso cosa facciamo? Classico atteggiamento italiota, tutto, niente. Però in senso generale il punto è che i partiti hanno utilizzato, sfruttato, se volete, lo Stato per acquisire risorse. Questa è stata una delle modalità. Un'altra è quella che non è passata attraverso delle norme, ma è passata attraverso le istituzioni rappresentative, i parlamenti, le assemblee rappresentative subnazionali, regionali, insomma, di vari paesi, e quelle delle grandi città, che hanno dotato i gruppi parlamentari, consigliari, eccetera, di soldi, di strutture, di sedi, di personale pagato. Altre risorse che i partiti, subspecie di gruppi consigliari di vario genere, hanno estratto dallo Stato. Infine, tutta l'area grigia di quello che con un termine un po' così, come potremmo dire, asettico, è quella del patronage. Vale a dire, in senso un po' brutale che intendi, vale la capacità da parte dei partiti di nominare delle persone sia a livelli alti, apicali, nei ministeri, nelle aziende pubbliche partecipate, eccetera, eccetera, i propri uomini, sia poi invece a livello molto più basso di far andare, come è stato fatto per i primi decenni, una pletora di uscieri a Bruxelles senza mai nominare quelli di classe A, cioè i funzionari e i dirigenti. In Italia c'era un mucchio di personale nei livelli più bassi della gerarchia europea e pochissime persone invece a livello alto, e si è visto progressivamente nel tempo, sono visti i risultati, ovviamente, questa incapacità ad avere persone preparate nei luoghi dove si decideva, o dove si contribuiva a decidere, si preparava il dossier per riunire il Consiglio dei Ministri. Quindi il triangolo si è rotto in questa maniera, nel senso che i partiti si sono tutti appoggiati sullo Stato e hanno un po' abbandonato, se volete, per incapacità, per impossibilità, per scarso amore sostanzialmente, la società. E qui si è rotto il triangolo.
Ripeto, questa è una condizione che accomuna la gran parte dei partiti europei e ovviamente tutte le modificazioni del caso, anche quelli italiani. Questo è il quadro generale. Come siamo arrivati? Siamo arrivati. Più o meno una discussione. Tra l'altro saluto la Presidente del Consiglio Comunale Simona Lembi che è arrivata e abbiamo il tempo di venire al tavolo. Nel frattempo approfitto di questa discussione proprio per affrontare proprio un altro aspetto di questo tema, cioè laddove questa funzione di mastice, diceva lei prima, del rapporto tra i partiti e la società sia in qualche modo allentato, i partiti si sono asserragliati un po' nello Stato e quindi c'è l'idea dei partiti confinati quasi all'interno del palazzo, cioè incapaci di riattivare delle dinamiche di relazione con la società. Ecco, tutto questo, anche quello che diceva, cioè l'abbassamento della membership, è un processo irreversibile oppure ci sono delle proposte, anche delle soluzioni, delle idee per rendere più ampio in qualche modo il partito rispetto alla società, rispetto alla rappresentanza degli interessi, alla rappresentanza di gruppi di persone? Sì, dunque, una in realtà appunto le idee dei partiti non sono cieche sorde, sono per rendersi conto di quello che sta succedendo e hanno preso le contromisure ovunque, ad eccezione dell'Italia. Poi tiriamo qui perché siamo eccentrici in questo caso. La soluzione è stata quella di dare maggiore potere agli iscritti, ripeto agli iscritti, e sottolineo esclusivamente agli iscritti, dei partiti per scegliere i propri dirigenti, scegliere soprattutto i candidati alle elezioni e in alcuni casi anche essere consultati con referendum su alcune grandi decisioni, come è stato fatto in Germania, come è stato in Francia quando si doveva decidere il Partito Socialista, ha fatto questo referendum tra i propri iscritti nel 2004, se ricordo bene, quando doveva decidere della posizione che il Partito Socialista doveva tenere in merito al referendum sul trattato costituzionale, che nel 2005, lo fece un referendum molto partecipato, partecipò moltissima gente. Quindi alcune iniziative sono state prese che vanno tutte nella direzione di una maggiore apertura dei partiti, apertura nei confronti dei propri membri, apertura che dà loro maggiore potere decisionale. Questo non ha prodotto grandi risultati, non che questo abbia fermato l'emorragia degli iscritti, non che questo abbia creato molta maggiore mobilitazione. C'è stato qualche momento di effervescenza, quello del presidenziale socialista del presidenziale per il Partito Socialista nel 2007, quando Ségolène Royal si presentò, che il Partito Socialista è un momento di grande effervescenza per la novità, per la capacità di leadership di Ségolène Royal, però in generale, a parte appunto alcune flash qua e là, punte qua e là, non c'è segreteria Blair, il primo momento della presidenza della premiership di Blair, insomma, a parte alcuni momenti non c'è stata un'inversione di tendenza. Quindi per rispondere alla domanda, sì, ci sono state delle contromisure, queste contromisure sono provate efficaci. Possiamo dire che molte di queste contromisure in realtà hanno il rischio del plebiscitarismo, che è un po' il problema sotterraneo alla politica contemporanea, alla politica dei partiti, dei partiti contemporanei, al rapporto leadership e iscritti, che taglia via il settore intermedio e crea quindi questo rapporto un po' più pubblicitario che di democrazia delegata. Poi adesso sta aprendo una fase completamente nuova, un'area completamente nuova su cui c'è molto da riflettere, ancora poco da dire, vale a dire quella dell'era di internet. Non sappiamo ancora bene che cosa può portare, quale trasformazione può portare l'era di internet. Se può, il modello
il modello italiano del Movimento 5 Stelle è più top down, quindi insomma, più controllato rispetto al modello a rete, cioè un modello che si diffonde in effetti orizzontalmente. Sono due modelli di questi movimenti, gruppi che si basano fondamentalmente sulla rete, uno è tipo verticale e uno è tipo orizzontale. Attualmente lo sviluppo del Movimento 5 Stelle è prevalentemente verticale, e questo non è che crei molta innovazione, ecco. Però questo è tutto un nuovo, un campo su cui non sono anche altre cose, ovviamente esperimenti di democrazia deliberativa, qui andiamo anche in partiti e tutto per la democrazia. Sì, faccio un po' di domande. C'è qualcuno che vuole intervenire un po' le domande su quello che è stato detto fino adesso? Vai. Scusate, no, io avevo una domanda slash considerazione. Allora, abbiamo iniziato parlando della rivoluzione post-industriale, eccetera, e della fine delle ideologie. Mi chiedevo se e in che misura la fine delle ideologie, secondo lei, può considerarsi come uno scongelamento o cambiamento dell'immaginario dello spazio politico sull'asse destra-sinistra, e se in effetti non si è trattato, perché se eccettuiamo il caso di Verdi, che è una delle grandi istanze poi che anche Ingres diceva essere uscita dalla rivoluzione post-industriale, se in realtà noi non possiamo continuare ad immaginare sempre lo spazio politico sull'asse destra-sinistra dando a queste etichette dei contenuti che siano nuovi, considerando ovviamente la difficoltà dei partiti di non riuscire più ad essere rappresentativi. Beh, e poi un'altra domanda sicura, rispondo subito a questa e mi dimentico, se riesce a tenere in testa, e la mia risposta è no, non molto chiaro e molto netto. La distinzione rimane, assolutamente per una ragione, e rimarrà sempre per una ragione molto semplice, perché è il metro di misura più semplice che tutti i cittadini, vale a dire il 95% delle persone che si interessano di politica una volta al mese, se va bene, usano per collocare gli oggetti della politica, per sapere, insomma, quando noi siamo in uno spazio nuovo, una foresta, abbiamo bisogno di qualche punto di riferimento per orientarci, non sappiamo altrimenti come muoverci. Esattamente è quello che fa il cittadino normale confronti alla politica, ha bisogno di qualche punto di riferimento per dire la propria, non sentirsi paesato, per non essere, come dire, invaso da un flusso informativo che non fa l'Italia, è certamente, come dire, ossessivo la presenza dei politici in televisione, non so usare altro termine che ossessiva, cioè da lanciafiamme proprio, insomma, dalla mattina alla notte c'è sempre un politico che parla, una roba veramente. Se avete bisogno di guardare gli altri canali televisivi, canali generalisti degli altri paesi, vedete che questo non esiste assolutamente. Una montagna di miglia. Secondo me? La seconda domanda era quanto l'incapacità dei partiti di svolgere una delle loro funzioni, che è quella della rappresentanza, sia causa o effetto del fenomeno che dicevamo, cioè quello di concentrarsi sull'altra funzione, che è la gestione del potere. Sì, certamente sì. Certamente, però io non la metterei tanto, usiamo perché ho riferimenti diversi, la incapacità, la difficoltà di rappresentanza è legata a due fenomeni, a questo fenomeno di carattere del cambiamento della società e la difficoltà dei partiti di adattarsi alla società che si è trasformata a partire da lontano. Questa è il primo punto. Poi la risposta che i partiti hanno dato a questa difficoltà è stata una risposta che ha aggravato il male, perché la loro risposta è stata quella di concentrarsi sullo Stato e quindi di distaccarsi ulteriormente dalla società e diventare delle strutture considerate illegittime, ma non solo in Italia, cioè nei paesi dell'Unione Europea la media di coloro che hanno fiducia dei partiti è dell'11%, cioè noi siamo perfettamente in media, si dice in Italia i partiti sono considerati ormai, no, è così in tutta Europa, l'11%, l'eurobarometro, che è
diciamo, il sondaggio semestrale fatto dall'Unione Europea, e che molto spesso pone anche questa domanda, è nell'ultimo, che mi sembra sia l'anno scorso, un anno e mezzo fa, beh, importava un dato di questo genere. Per cui la sfiducia, il senso di lontananza, la delegittimazione nei confronti dei partiti, nonostante i tentativi che ho detto prima, hanno fatto quasi tutti i partiti europei, ad eccezione dei partiti italiani, escluso ovviamente DS prima e PD oggi e Rifondazione Sella, ma scusi, Partito di Sinistra, cioè, hanno adottato queste misure, queste contromisure, ma sono state tutte inefficaci. Quindi la lontananza, la delegittimazione continua ad essere devastante e certamente preoccupante. Una considerazione breve. Io francamente, avendolo anche vissuto un periodo abbastanza lungo della vita dei partiti, ho una visione molto più ottimistica di quella che lei ha esposto. Le posso dire questo: la mia esperienza anche diretta, avendo lavorato nelle istituzioni e facendo il portaborse fino a, tra virgolette, lo studioso, ho notato come al contrario i partiti abbiano sopperito alle carenze dello Stato. Qui nella provincia di Bologna c'era una rete di amministratori locali che facevano il loro mestiere non avendo neanche i soldi lo Stato per pagarli, allora non valeva questo tempo, e facevano gli amministratori gratis et amoris Dei. Quando andava bene prendevano lo stipendio di un metalmeccanico. I partiti da noi, e parlo particolarmente del mio ex partito, ma anche se sono nel PD oggi, ma ha salvato la democrazia nel nostro paese. Ma questa è una funzione che è assolutamente impagabile. Allora, se facciamo la storia dei partiti, facciamola frazionata nel tempo, riferiamoci a periodi precisi. Non possiamo ignorare, e io ero presente perché facevo la guardia, i funerali di Togliatti dove c'era 1 milione di persone e tutto il mondo politico occidentale e orientale presente. Sono fenomeni di una grandiosità enorme. Anche questi sono i partiti. Non sono soltanto dei mangiasoldi, perlomeno in quel periodo non erano solo quello. Allora, possiamo andare a vedere da chi prendevano i soldi, ma non mi sono, però, non mi sono spiegato bene perché volevo non vorrei che si installasse una specie di una sorta di opposizione ai partiti che invece in realtà sono state, secondo me, però, la spina dorsale della nostra democrazia. Però, pensiamo ai tempi di More Berlinguer. Esatto. Io non mi sono spiegato bene, evidentemente, perché volevo insistere sul fatto che esiste un momento di passaggio che è quello degli anni Ottanta. Quindi il mio discorso parte dagli anni Ottanta in poi. Sì, però allora, la storia non comincia nell'Ottanta dei partiti, la storia da noi comincia quantomeno dal 21. Io ho fatto questa distinzione, poi possiamo ovviamente se siamo qui evidentemente tutti quanti perché riconosciamo il valore dei partiti e anche quello che facciamo nella formazione politica, quindi evidentemente però ci sono dei problemi della crisi di rappresentanza dei partiti che è giusto analizzare. Tra l'altro colgo l'occasione per fare questa domanda a Simone Levi sul, parlavamo prima della crisi della funzione di rappresentanza anche dei partiti, cioè di come ormai non sia più possibile riferirsi semplicemente a una classe sociale predeterminata, ma in qualche modo l'espressione elettorale sia più volatile. Eppure ci sono anche delle funzioni di rappresentanza rispetto a determinate istanze sociali e anche rispetto a determinate istanze anche di genere. Penso al tema della rappresentanza femminile. E quindi vorrei chiederti in questo anche la tua opinione su questa funzione di rappresentanza e anche la tua esperienza, cioè quella di essere tu stessa rappresentante, quindi avere un rapporto diretto con i cittadini come Presidente del Consiglio Comunale. Sì. Intanto, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Voglio salutare ovviamente Marco Lombardo, che è responsabile
responsabile degli esteri della Federazione di Bologna e si è molto dato da fare per questo ciclo di questa scuola di formazione. Devo salutare anche il professor Ignazzi e poi permettetemi di salutare molto gli amici, i compagni, come volete, di questo circolo. È uno dei tre circoli su cui ho basato soprattutto la mia campagna elettorale 3 anni fa e quindi venire qui tutte le volte che posso significa tenere molto alla questione della rappresentanza, al poter essere interlocutrice diretta con alcune parti del territorio bolognese, valori, precise questioni che pongono agli eletti, agli amministratori del territorio di Bologna. Mi è stato chiesto di fare una relazione, proverò a essere il più breve possibile, su due questioni che a me stanno particolarmente a cuore, quindi spero di essere diciamo così un po' asettica, perché a volte su queste questioni accadono moltissimo. Una è quella dell'esperienza diretta all'interno della presidenza del Consiglio Comunale di Bologna e quindi un'esperienza amministrativa legata alla questione della rappresentanza, e l'altra invece è una questione su cui avrei pensato di spendere meno tempo, ma dopo i fatti degli ultimi giorni e la bocciatura che il Parlamento ha dato alle modifiche della legge elettorale sull'alternanza uomo-donna nelle liste oppure sull'alternanza dei capilista, spenderò un po' di tempo anche su questo. Parto dalla prima questione per dire: voi sapete che la prima volta in cui si vota in questo paese sono elezioni amministrative, nel 1946, sono le prime elezioni in cui votano le donne, inizia una nuova consigliatura anche a Bologna. Ma il vero momento di svolta, il momento di passaggio, per riprendere un termine che avete usato adesso, lo vorrei riportare all'inizio degli anni 90, quando con la cosiddetta riforma del titolo V si modifica completamente l'elezione, ma anche il senso della rappresentanza e il lavoro all'interno degli enti locali. Qual era la critica da cui si veniva particolarmente intorno alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90? Il fatto che ci fosse una difficoltà tanto nelle istituzioni nazionali quanto in quelle locali a prendere decisioni. Si diceva la politica prende in ostaggio con interminabili discussioni qualsiasi questione, e in queste interminabili discussioni ciò che entra diventa, con una serie di mediazioni continue, tutta un'altra cosa. E allora come si fa? Ovviamente vado a grandi linee, mi scuserete per essere un po' tranchante in questa esposizione, e quindi l'asse su cui ruotò tutta la riforma del titolo, principalmente la riforma del titolo V, fu esattamente questo: spostare maggiore peso dalle assemblee elettive, i consigli comunali, ma in parte fu fatto anche per il Parlamento, guardate, ma mi concentrerò soprattutto sugli enti locali, e spostarlo sui governi. Come fu fatto? Primo, da quella riforma in poi noi adesso siamo abituati, ma prima non era così, a eleggere direttamente il sindaco. Il sindaco prima di quelle riforme veniva eletto come tutti gli altri consiglieri comunali e poi veniva scelto all'interno del consiglio comunale secondo la maggioranza risultata dalle elezioni. Invece da quel momento sono i sindaci ad essere eletti direttamente, si presentano, hanno liste collegate, ogni lista ha un capolista ovviamente, partiti, movimenti, gruppi diversi che sostengono quella candidatura a sindaco, ma il sindaco è eletto direttamente dai cittadini. È una grandissima novità nel panorama nazionale, istituzionale e politico. Seconda questione, ai consigli comunali, proprio in virtù di questa nuova elezione, hanno la loro autonomia e quindi eleggono al proprio interno la loro presidenza, il loro presidente. Terza questione, sulla carta almeno, secondo me questo è il periodo, è la questione più critica oggi, contestata in parte per buone ragioni, si dividono almeno sulla carta in modo molto preciso le funzioni di indirizzo, di controllo e di governo di un ente locale, affidando le prime al Consiglio Comunale, l'organo eletto, indirizzo e controllo, e l'ultima, la capacità di governo, invece all'interno della Giunta. Giunta, quella squadra composta dal sindaco, si chiamavano una volta aggiunti del sindaco, la Giunta,
Da questa riforma i componenti della giunta non possono essere contemporaneamente componenti del consiglio per componenti della giunta, e quindi fa parte degli organismi di indirizzo, di controllo e contemporaneamente di governo, almeno per i comuni dai 15.000 abitanti in su, perché per i comuni sotto i 15.000 abitanti la storia è un'altra, ma appunto per definire in modo particolare queste funzioni vengono queste funzioni attribuite ad organismi diversi. Ci sono due critiche che io faccio, almeno per come è la mia esperienza in questi ultimi anni. La prima critica è considerata un po' un limite anche questa riforma del titolo quinto, è che non sempre funzioni così definite sulla carta di diritto, di controllo e di governo sono così separate all'interno di questi organismi, il Consiglio Comunale e poi la Giunta. E questo a volte è un limite nelle scelte che le amministrazioni locali sono chiamate a compiere. E l'altro limite è legato invece, spenderò un po' più di tempo su questa questione, esattamente sulla questione della rappresentanza. Vorrei dare un numero per spiegare quello che penso. Prima del 1995, la prima elezione diretta in Consiglio Comunale del Sindaco, e quindi la prima elezione a seguito della riforma del titolo quinto, il Consiglio Comunale era composto da 60 consiglieri. Popolazione circa uguale, 385.000 abitanti a quella che abbiamo adesso, migliaia in più, migliaia in meno. Attualmente, io non so chi di voi sa qual è il numero dei consiglieri comunali presenti a Bologna, perché si discute molto di tagli della politica, di mancanza di tagli e quant'altro. Attualmente i consiglieri comunali sono 36. E quando furono inventati i quartieri, un'altra definizione amministrativa oltre ai consigli comunali, erano gli inizi degli anni 60, il padre di questa riforma si chiamava Bossetti, è stato componente dell'Assemblea Costituente e anche consigliere comunale per un paio di anni, dal 58 credo al 60, non so se però vorrà correggermi. Erano 12 inizialmente i consigli di quartiere, il quartiere a Bologna erano 12, sono 9 adesso, l'anno prossimo saranno 6. Dal punto di vista della rappresentanza non c'è dubbio che ci sia stato un contenimento della spesa, perché arrivare da 60 consiglieri fino a 36 o a 12 assemblee di consigli di quartiere, arrivare a 6, c'è evidentemente un risparmio economico. Però io ricordo sempre che oltre a questo risparmio economico è anche dimezzata, veramente dimezzata nel giro di 15 anni, un tempo brevissimo, la possibilità dei singoli elettori di vedere rappresentati valori, proposte, obiettivi, domande che si pongono nella dimensione del Consiglio Comunale, cioè in quel luogo in cui si prendono le decisioni per tutta la comunità. E insieme a questo non c'è dubbio che anche i singoli consiglieri comunali, dovendo fare il lavoro che fino a 15 anni fa era fatto da 60 consiglieri, il doppio, hanno una capacità dimezzata di essere interlocutori con l'intera popolazione, senza dire delle conseguenze che l'indebolimento dei partiti hanno anche nei confronti della qualità della rappresentanza e della capacità dei singoli amministratori di essere antenna costante di quello che accade sul territorio. E questa è la prima questione che volevo raccontare, ma anche sottoporre alla vostra attenzione per verificare insomma se c'è interesse relativamente alla mia esperienza in Consiglio Comunale e a come la rappresentanza si può declinare in un contesto locale. La seconda è legata invece alla questione di genere, io non so se chiamarla proprio così, non userò mai il termine quote rosa, ve lo dico subito, mi fa orrore, la considero un'offesa agli uomini e alle donne presenti in questo paese, perché si tratta di norme antidiscriminatorie che consentono di poter fare in modo che una fetta rilevante della Costituzione, del nostro paese, scusate, possa arrivare in quei luoghi in cui si prendono le decisioni per tutti. Voglio ovviamente argomentare quella che è una mia posizione, non sono certa che sia condivisa, ma voglio certo argomentarla, perché anche su questo
vorrei dare dati. E, quando si parla di rappresentanza bisognerebbe, o anche di democrazia, il governo del popolo, bisognerebbe chiedersi sempre qual è il popolo di riferimento. Nell'antica Grecia il popolo di riferimento erano i cittadini di quella comunità, ma quali erano i cittadini che sedevano nei lavorà? Non erano gli schiavi erano gli uomini non liberi, non erano le donne, non erano gli stranieri. La stessa dimensione la troviamo nell'antica Roma, che ha certo influenzato anche molto le nostre scelte democratiche, perché mentre gli uomini, i maschi romani potevano governare l'intera comunità, alle donne era, diciamo così, riconosciuta un'altra dimensione che era quella della domus. Non ho il tempo, e non credo che sia nemmeno questo il caso, di argomentare a lungo questo, ma questo ha rivoli e ricadute precise anche nelle nostre scelte di rappresentanza. Le donne votano per la prima volta nel 1946. Intanto è molto curioso sapere come si arriva al voto, perché è l'unico caso in cui si assiste a due decreti luogotenenziali, anzi a due decreti, uno luogotenenziale del 44, a firma Bonomi, che dice che le donne possono votare, e un altro nel 1945, è l'unico caso in Europa in cui sono due i decreti che arrivano a definire il diritto di voto delle donne, a firma Togliatti e De Gasperi, che qualche mese prima delle elezioni amministrative dice non solo possono votare, ma possono anche essere candidate. Votano per la prima volta nel 1946, l'ho detto prima, prendo il dato delle elezioni amministrative, scusate questo, ma quello delle elezioni politiche di qualche anno dopo più basso, saranno complessivamente il 7,5% del totale degli eletti, il 7,5%. È un dato che si può ragionevolmente raccontare col fatto che era la prima volta che le donne votavano, la prima in ogni epoca, e col fatto che quindi ci fosse una sorta di analfabetizzazione politica, non c'è dubbio. Nel 2001 la prima elezione del cosiddetto nuovo millennio arrivano ad essere il 9,2% del totale degli eletti. Il 9,2%. Qualcuno potrà dirmi che ho scelto due dati, diciamo così, particolarmente bassi. Posso rassicurarvi del fatto che prima del 2001 siamo sempre state sotto al 10% della rappresentanza parlamentare. Sempre, sempre. Tranne due occasioni, una alla fine degli anni 70, sulla spinta anche dei grandi movimenti emancipazionisti che hanno avuto molta forza anche in Italia, non solo in Italia, e una esattamente all'inizio degli anni 90, nella prima stagione delle cosiddette quote rosa, dichiarate presto nel 93 incostituzionali. Quella sarebbe un'altra storia, non la voglio prendere. Però è sempre, se stiamo parlando del 10,7 e dell'11,3, insomma percentuali che stanno comunque in quella che io definisco una assenza, non una presenza, un'assenza delle donne dai luoghi in cui si prendono le decisioni per tutti. Qual è il limite, secondo me, di questa questione? Il limite è che ha a che fare con la fiducia che si può dare alla politica, la fiducia che si può dare ai partiti, la questione della rappresentanza. È che nel frattempo, all'interno di questo paese, da quell'analfabetismo politico di cui parlavo prima, dalla prima volta in cui si vota, in realtà la relazione tra uomini e donne è profondamente cambiata. Le donne entrano in massa alla fine della seconda guerra mondiale, poi per tutti gli anni 50, nel mondo del lavoro pagato, non che prima non lavorassero, e come, ma finalmente viene definito pagato il lavoro che esercitano in quegli anni. Sono protagoniste di grandi battaglie di emancipazione tra gli anni 60 e gli anni 70. Cito alcuni dati: il 1975, l'anno di una storica riforma di famiglia all'interno del contesto italiano, per la prima volta viene definito paritario il rapporto e i due soggetti cardine della famiglia, il marito e la moglie. Non era così prima. Sono gli anni della battaglia sull'interruzione di gravidanza, sono gli anni del divorzio. Gli anni 90, gli anni 80 sono quelli che si aprono con i cosiddetti record femminili nel mondo del lavoro. Le prime imprenditrici, Marisa Belisario, la prima croupier al Casino di Venezia, la prima autista d'autobus, la prima scaricatrice di porto a Genova, sono questioni che hanno profondamente cambiato la dimensione, la presenza delle donne all'interno delle nostre società.
Gli anni 90 si aprono con i cosiddetti record all'interno della università. Dagli anni 90 in poi, dopo 9 secoli di storia e 8 senza le donne all'interno dell'Accademia, sono quelle che si iscrivono di più, con voti migliori, con tempi più brevi a laurearsi e così via. Eppure la rappresentanza si ferma ancora a quel famoso meno del 10%. Sono dati che sono cambiati nel giro degli ultimi 10 anni, ma perché attualmente siamo sul 30% circa di rappresentanza, non è però uguale a tutti i partiti. Sono dati che sono cambiati, ma se guardiamo alle nostre spalle, nulla ci dice se è una cosa che si va consolidando o è semplicemente una fase, e comunque non è paritaria, certo, la presenza di uomini e donne all'interno delle istituzioni, né nazionali né locali. E quindi, a mio parere, il senso di questi provvedimenti, norme antidiscriminatorie, avevano non l'idea, l'obiettivo di dare un vantaggio, di creare dei posti di riserva o di, qualcuno ha detto anche, tenere il posto ben fisso da parte di alcune donne, è stato detto anche questo negli ultimi giorni, ma avevano il senso di intervenire in un, tra virgolette, mercato politico che, al pari di quello economico, se lasciato a se stesso, produce divaricazioni tra chi sta meglio e chi sta peggio, in questo caso nel contesto politico tra chi ha accesso alla possibilità di prendere decisioni che valgono per tutti e chi a quelle stanze non arriva mai. Allora, in questo senso invito, almeno questa è la mia lettura, a vedere quelle non come quote rosa, sono veramente, veramente già il tema è insopportabile, ma a vederle come norme antidiscriminatorie che aiutano invece a migliorare la qualità delle scelte che la democrazia compie. In quale senso a migliorare? A renderle almeno più specchio fedele di quello che accade all'interno della società, qualsiasi società, qualsiasi comunità, sia quella locale sia quella nazionale. Queste sono le due questioni su cui volevo insistere quando mi è stato, almeno dire la mia opinione e anche la mia esperienza, quando mi è stato chiesto di intervenire sulla questione della rappresentanza. Grazie, grazie Simona, credo, penso che anche questa relazione apra, diciamo, alcuni stimoli di riflessione e di domande, quindi chi è che si va avanti? Chi è che vuole porre qualche questione? Io ho una domanda, proprio un dettaglio. 7.5, 9.2 elette. Quante candidate? Perché vorrei sapere qual è il rapporto fra donne elette, cioè la differenza tra se vengono elette o se semplicemente non si candidano. Quindi vorrei capire un po' qual è il rapporto. Rispondo subito. Io? Prego. Io non lo so. No, è un dettaglio giusto perché, cioè, trovo che ci sia differenza nel vedere se le donne si cambiano e non vengono elette, se semplicemente proprio il problema è che non si cambiano. Sì, no, io non ho un dato sulle candidature, non ho un dato così preciso sulle candidature rispetto invece al dato storico che trovate in molte ricerche su tutte le elezioni e il risultato di partecipazione maschile e femminile e di eletti tra uomini e donne. Però la questione è esattamente questa. Il motivo per cui si invita con alcune norme particolari a considerare che ci sia una parità di presenza tra uomini e donne all'interno delle liste è esattamente questo. Perché se tu non le candidi, puoi star certo che non le voteranno mai. Se tu le candidi, invece, probabilmente qualcuna di questa sarà eletta. In un meccanismo come l'Italicum, che voi sapete essere un sistema a liste bloccate, quindi si accede al Parlamento in virtù di quanti voti prende quella lista, non con le preferenze, che è quello che accade all'interno delle amministrazioni locali, si viene eletti sulla base del voto di lista, sulla base del voto del partito, del movimento, chiamatelo, ma si viene eletti in base anche al numero di preferenze, quindi il rapporto è certo più diretto con l'elettorato. Allora, non c'è dubbio che in un meccanismo come quello dell'Italia, prendo il caso proprio particolare più recente, fa la differenza se si viene eletta, eletti a seconda del posto che si prende, che si tiene in lista,
fa la differenza sapere in quale posizione sono le candidature maschili o le candidature femminili. Non ho purtroppo un dato molto interessante, ma la domanda è azzeccatissima ed è la ragione per cui le norme antidiscriminatorie, non solo per le donne, ma per gli uomini e per le donne, prevedono appunto l'effetto di avere uomini e donne in lista. Non ho detto prima però una cosa che mi sembra doveroso ricordare. Non questo Parlamento, per la verità è stato l'ultimo provvedimento dell'ultimo Parlamento, ha votato una legge che si chiama 215, molto importante, perché dice che nelle elezioni amministrative, da adesso, non è una cosa da quella legge, è possibile votare utilizzando quella che si chiama una doppia preferenza, e cioè tu elettore hai sempre una preferenza, ma se decidi di votare anche una seconda persona, del sesso diverso dal primo indicato, allora io ti do la possibilità di indicare due preferenze. Quindi se vuoi continui a votare una persona, se vuoi continui a non dare nessuna indicazione di voto, ma se tu ne dai due, un uomo e una donna, io ti do la possibilità di fare appunto due scelte. Io ho trovato veramente curioso che il Parlamento, l'organismo nazionale, per i livelli locali, fosse così scrupoloso, attento e preciso nel volere che la parità fosse fosse affermata a partire dalle leggi elettorali. Ma sul contesto nazionale no. Ho trovato ovviamente molto interessante che si facessero leggi sui tagli costanti ai consigli comunali, alle province, ai rappresentanti eletti nelle dimensioni locali, dalle regioni più giù, che nulla venisse avanti rispetto alla rappresentanza nazionale. Insomma, come vedete, due pesi e due misure diverse, ecco. Non so dire se è bene o male. Allora, io ho una domanda rivolta al professore, poi chiaramente si può intervenire la presidentessa. Allora, io volevo chiedere, nella crisi dei partiti, abbiamo parlato prima di ragioni esterne, che delle tre maggiori ragioni esterne, quindi che hanno causato una crisi dei partiti. Ma io mi chiedo, diciamo, i meccanismi interni ai partiti di ricambio generazionale della classe dirigente, quanto hanno inciso sulla crisi di questi partiti, perché forse è in questi meccanismi di ricambio generazionale della classe dirigente che, a mio avviso, si può ravvisare un nesso tra rappresentanza e rappresentatività. Per cui se c'è una crisi della rappresentanza, è facile che si generi una crisi della rappresentatività. Subito brevemente, ovviamente anche qui è un tema della conferenza, ma secondo brevemente. Non credo che questo però sia un problema fondamentale, nel senso che quando avvengono dei cambiamenti generazionali vuol dire che arriva una nuova classe politica che si fa largo, una nuova classe politica all'interno di un partito con un nuovo progetto politico. Non perché noi siamo giovani stelletti, che è una banalità ridicola, ma perché noi siamo portatori di un'altra visione del mondo. Mentre la vostra è superata, la vostra ormai non è più legata alla realtà, eccetera, eccetera, noi siamo invece legati a quello che sta cambiando, lo stiamo avendo, eccetera, abbiamo quindi un altro progetto politico. Ecco, allora sì che il cambiamento è significativo e può essere un elemento, come dire, rivitalizzante dei partiti. Il caso, come dire, classico è quello con alcune differenziazioni, in realtà con alcuni caveat, comunque sempre quello della socialdemocrazia tedesca, in cui arriva una nuova generazione, una classe, quella dei sindaci, quella dei burgomastri, gli altri di Brandt, ma anche con qualcuno più anziano dietro,
però è una nuova classe politica che fa fuori tutti i funzionari, vecchi funzionari dirigenti che avevano portato a due sconfitte di seguito della giornalista tedesca. Quindi quello è un caso molto, molto significativo e molto, molto importante di un cambiamento generazionale che però porta con sé un grande cambiamento politico, quindi la festa di Goldberg e tutto quello che voi sapete sul grande rinnovamento della democrazia tedesca alla fine degli anni 50. Io volevo fare un intervento su quello che diceva la Presidente Rimbi. Io non trovo che queste leggi che sono state bocciate alla Camera siano qualcosa di discriminatorio, sono semplicemente incostituzionali queste leggi. La Corte Costituzionale si è già espressa nel 1993 sulla materia, affermando che è incostituzionale una legge che era all'interno del Mattarellum, dicendo che è impossibile che ci sia un 50 e un 50% di rappresentanza, in quanto comunque non si può incidere sulla scelta di un cittadino e imporre per forza un top di rappresentanza uomo o donna. Io, poi voglio sapere se anche lei era d'accordo, penso che il problema della donna non sia tanto nella legge dell'Italicum, ma sia nella cultura italiana. Penso che forse bisognerebbe fare di più magari investendo sul ruolo della donna e facendo capire che la donna può tranquillamente svolgere qualsiasi tipo di ruolo all'interno della nostra società, su leggi come il femminicidio, aiutandola nei luoghi di lavoro, con gli agire ad esempio nelle aziende. Trovo che ecco, sull'Italicum la risposta è semplicemente che le norme comunque proposte, di cui sono rimasto anche molto deluso che all'interno del mio partito alcune senatrici le proponessero, sono semplicemente incostituzionali. Sì, ringrazio molto per questa domanda perché mi consente di riprendere una cosa che prima non ho detto. Però, allora, è vero che la prima stagione delle quote, diciamo così, all'inizio degli anni 90 fu dichiarata incostituzionale. Però va aggiunto che successivamente c'è stato un lungo percorso che ha portato alla modifica dell'articolo 51 della Costituzione italiana. L'articolo 3, lo ricorderete tutti, è compito è quello che definisce l'uguaglianza per ogni cittadino, a prescindere dalla razza, dal sesso e così via. E dice anche che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono, eccetera, eccetera. L'articolo 51 della Costituzione arriva a dire che uomini e donne devono avere parità di accesso negli uffici pubblici e nelle cariche elettive e che la Repubblica prenderà appositi provvedimenti per garantire le pari opportunità tra gli uomini e le donne. Ci promuove. Promuove. Quindi non sono d'accordo sul fatto che fossero provvedimenti incostituzionali. È vero che furono provvedimenti simili dichiarati incostituzionali nel 93-94, ma ci fu un lungo percorso parlamentare per arrivare ad avere la possibilità di inserire delle norme antidiscriminatorie proprio rispettando la Costituzione con la modifica dell'articolo 51. Viene detto, ma scusate, io capisco, ma sarà ben meglio, piuttosto che fare queste quote, fare gli asili nido, occuparsi della violenza e così via. Benissimo. Questo paese ha abolito il cosiddetto delitto d'onore, cioè uno sconto di pena se gli uomini uccidevano sorelle, figlie o mogli in adulterio, nel 1981. Questo paese ha definito la violenza contro le donne un reato contro la persona e non contro la morale nel 1996. Questo paese ha votato una legge sullo stalking 3 anni fa e la legge sul femminicidio 1 anno fa. C'è una relazione tra l'assenza delle donne nei luoghi in cui si prende le decisioni per tutti e il fatto che queste leggi siano così recenti? Questo è un paese che ha votato una legge sugli asili nido 42 anni fa e noi a Bologna lo sappiamo molto bene perché la sua prima firmataria si chiama Adriana Lodi ed è quella che ha inaugurato 44 anni fa il primo asilo nido comunale di Bologna, il Patini. Chi lo vuole visitare è ancora in funzione, è un bellissimo asilo in Bolognina e poi voi sapete che è stato molto fatto a Bologna da allora, è la prima firmataria, è accaduto 42 anni fa.
Attualmente, a 42 anni di distanza, appena 15 bambini su 100 in Italia possono godere di un servizio educativo pubblico e pochissime migliaia di famiglie, uomini e donne, possono usufruire di un concreto servizio di conciliazione, cioè di un servizio che consente di conciliare il lavoro pagato con quello non pagato. C'è una relazione tra questo fatto, tra questa legge disattesa e il fatto che le donne non siano state nei luoghi in cui si prendono le decisioni per tutti? Arriva l'ultimo esempio, visto che parliamo di lavoro, ed è una cosa che interessa a tutti quanti, forse per qualcuno sarà un po' tardi nel tempo, anch'io non ero nata nel 1961, ma voglio dire che dopo il 48 la Costituzione e l'affermazione del sacro principio dell'uguaglianza all'articolo 3 della Costituzione, nel 1961 si fa una norma in cui si dice che è vietato licenziare le donne per causa di matrimonio. Siamo nel 1961. Pochi anni fa, non ricordo dire se sono stati 3 o 4, ma poco importa, noi abbiamo, il Parlamento, scusate, ha approvato, ha recepito per la verità provvedimenti che venivano posti sul piano europeo, secondo cui bisognava equiparare l'età pensionabile degli uomini e delle donne. Provvedimento sacrosanto. Però io dico, per quale ragione non si è discusso dell'equiparazione degli uomini e delle donne nell'accesso al mondo del lavoro e nella permanenza del mondo del lavoro? Perché in Italia una donna su due non ha un lavoro pagato, e non è un dato dovuto alla crisi, è un dato consolidato, storico. C'è una relazione tra questo dato storico e consolidato e il fatto che le donne non sono nei luoghi in cui si prendono le decisioni per tutti? Allora bene gli asili nido, bene le norme di conciliazione, bene le norme contro la violenza, bene le norme sul lavoro paritario. Ma se le donne non ci sono, queste cose non vengono avanti. Ed è questa la ragione per cui, a mio parere, vanno sostenuti questi provvedimenti. Non è nell'interesse delle donne, questa è una conseguenza. È nell'interesse della qualità delle scelte che la democrazia compie. Almeno questa è la mia opinione. Sì, aggiungo solo un aspetto. C'è anche da dire che colgo una parte della riflessione che si faceva prima della domanda, che ovviamente i processi legislativi di per sé non determinano automaticamente un cambiamento della società, cioè hanno una funzione promozionale, ma non per questo la loro stessa esistenza, lo dico da giurista, cambiano la società. Faccio l'esempio che veniva prima ricordato, la legge sul femminicidio oppure la ratifica della Convenzione di Istanbul, sacrosante norme del nostro ordinamento, purtroppo non hanno impedito un aumento del numero dei reati di femminicidio. Quindi evidentemente c'è un processo normativo, ma c'è un processo culturale, sociale, che è fondamentale e deve andare di pari passo. C'è una... Sì, no, volevo chiedere una questione tecnica, no? Se poniamo che ci fosse stata questa norma parlamentare che fosse passata, no? Che ci fosse stata la parità a livello di rappresentanza tra uomini e donne, no? Ad esempio, nelle ultime parlamentari del PD è successo che alcuni uomini, ad esempio, avevano preso più voti di alcune donne, però alcune donne sono passate davanti perché avevano, appunto, per l'alternanza tra uomo e donna, avevano nel nostro statuto. Sì, nelle parlamentari. Perché questa cosa qui, insomma, era una cosa interna fatta tra di noi, insomma, tra quella del PD, e quindi si poteva fare. A livello di una presenza parlamentare, sarebbe una cosa fattibile questa? Cioè, ma poi non solo per uomini, anche viceversa per donne, cioè potrebbero essere dei casi in cui gli uomini scavalcano le donne perché appunto per la questione dell'alternanza, anche se hanno preso, diciamo, vabbè, è giusto che non c'è la preferenza, dice, però in teoria sarebbe una cosa fattibile, ponendo che ci fossero le preferenze, cioè che appunto c'è un'alternanza senza considerare appunto le preferenze come valore assoluto di scelta, diciamo. E poi io sono d'accordo comunque sul fatto che invece spesso la legge ha avuto un ruolo di stimolo nel codificare l'etica dell'uomo. Se pensiamo, non so, a tutte le tabù di Freud, insomma, sappiamo che alcune volte, insomma, la legge presuppone l'accettazione come, insomma, di alcuni valori dal punto di vista etico. Però appunto è una questione tecnica più che altro. Sì, ma il caso bolognese per la verità è stato un caso in cui sono arrivati in alternanza nella composizione della lista uomini e donne a seconda di chi, dei voti che avevano preso. Il discrimine era chi fosse il primo nella lista, ma
diciamo così, la rappresentanza è stata completamente rispettata rispetto ai voti che avevano ottenuto, e ci sono stati due casi di parlamentari, vado a memoria, che non sono rientrati in questa scelta delle primarie perché erano stati posti, avevano trovato posto in una parte della lista che era invece scelta sul livello nazionale e quindi non rientrava nella competizione delle primarie. Per quanto riguarda la stessa domanda posta sul caso, che non sappiamo se si verificherà, sulle modifiche alla legge elettorale, le modifiche erano due. Una diceva si invita l'alternanza uomo-donna, e quindi uomo-donna, 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 a seconda del voto si sale di lista, si sale all'interno del Parlamento, vale il voto di lista, quindi è impossibile scavalcare l'uno o l'altro, perché non ci sono le preferenze, questo è il punto, quindi non prende un caso. Nell'ipotesi di preferenza valgono le preferenze, doppia preferenza intende dire, valgono i numeri che si prendono, i voti che si prendono direttamente, dal più alto al più basso, così è stato anche nel Comune di Bologna. Se ci fosse stata invece, se dovesse venire accolta, io sono molto scettica, ve lo dico subito. Invece la seconda modifica non era sull'alternanza uomo-donna in lista, ma era sull'alternanza nei capilista. Uomo-donna, uomo-donna, uomo-donna nel capilista. Perché sono liste corte ed è ragionevole pensare che in molte parti si possa eleggere una sola candidatura. Tra l'altro aggiungo, c'è un'altra domanda, semplicemente questo, tenete conto sempre che l'Italicum è stata approvata alla Camera, ancora non è legge, quindi c'è un passaggio tra abbastanza delicato al Senato, e c'è il tema sempre che io vedo girare, abbiamo affrontato anche l'altra volta, della disciplina dei partiti, perché ci sono delle normative, disciplina delle primarie, finanziamento, che attengono più all'attuazione di un altro articolo della Costituzione, che è l'articolo 49, nel quale potrebbero entrare anche alcuni argomenti come promuovere la partecipazione politica, la parità, eccetera. Allora, c'erano altre due domande, poi avevo anche una domanda per il professor Ignazzi, prego. No, è una domanda non personale, sì. Mia, sempre sulla questione delle coppie rosa, nel senso che altri l'hanno già detto, io sono d'accordissimo sullo strumento delle coppie rosa come uno strumento, tra virgolette, emergenziale, o comunque pro tempore, in un momento, in una situazione nella quale questo accesso paritario in qualche modo non si verifica per una questione culturale, io vedo come necessario che le istituzioni intervengano per favorire un cambiamento a livello proprio della società e a livello culturale. Io vedo le istituzioni come dei grandi educatori, secondo me chi ci rappresenta deve, diciamo, dare un po' il segnale di quello che la società dovrebbe essere. Quello che mi preoccupa e che mi ha deluso del mio partito non è tanto il fatto che qualcuno abbia presentato questa proposta di legge, ma che il mio partito non abbia voluto prendere una posizione, che la questione sia stata vista come una questione etica e di libera coscienza. Questo secondo me, perché a quel punto chi dice non c'è bisogno di uno strumento legislativo, basta intervenire a livello della società, allora io faccio la domanda, ma noi abbiamo veramente intenzione di intervenire a livello della società quando diciamo ai nostri stessi rappresentanti liberi tutti, fate quello che volete? Questo è un po' la mia riflessione su quello che è successo ieri. La seconda si è collegata sempre allo stesso. Sì, sempre allo stesso argomento. È una considerazione più che altro. Guardando più che altro anche il panorama a livello europeo, quelle che comunque sono le percentuali di rappresentanza a livello dei parlamenti europei, siamo più o meno sulla stessa cifra, cioè è sempre un 30%, escludendo il caso specifico Svezia, dove lì abbiamo un, mi sembra, 47%, vabbè, però sono valori alti di paesi diversi da quello che può essere considerata l'eurozona più vicina a noi, ecco. Quindi, e tenendo anche in considerazione che molti tra questi paesi, quali la Germania, quali l'Inghilterra, non hanno delle norme inserite nelle proprie leggi elettorali, ma sono discipline interne dei partiti, cioè il partito che decide, come nel nostro caso, all'interno delle primarie, di adottare norme sulla discriminazione, sulle quote rosa, chiamiamole come vogliamo.
Quindi questo è il primo luogo, un'osservazione a livello europeo. Se in Europa funziona così, perché da noi non può funzionare? Perché dovremmo avere un trend negativo? Uno. Due, non sono d'accordo sul fatto che il problema sia una mancanza di rappresentanza di genere, del genere femminile, all'interno del Parlamento, perché siano portate avanti istanze di genere. Cioè, quello che a me piacerebbe nel paese di domani sarebbe che anche l'altro genere, che quindi anche gli uomini, che possono essere anche maggioranza all'interno del Parlamento, non è quello che a me personalmente preme. Mi preme che siano gli stessi che possano portare avanti anche delle istanze che non sono loro proprie, cosa che finora non è mai successo. Però questa secondo me dovrebbe essere la prospettiva verso cui andare. Cioè, questa sarebbe, per come la vedo io ovviamente, un'emancipazione, non pretendere quote o pretendere rappresentanza. Io tendenzialmente sono d'accordo perché appunto non deve essere, come dire, una difesa, una rappresentanza di specificità. Sono, come diceva prima Simona, questioni di uguaglianza e quindi questioni di democrazia, e queste devono essere sentite da tutti, indipendentemente dal genere. E in effetti devo dire che molte delle cose che vittorie, progressi che citava prima Simona, io comincerei anche un po' prima, per esempio il riconoscimento che gli anticoncezionali potevano essere venduti specificando che erano anticoncezionali e non che servivano per altre cose. C'è voluta una sentenza della Corte Costituzionale, fatta tutti i maschietti, e c'è voluta l'iniziativa di un gruppo politico che era certamente con una fortissima e qualificata rappresentanza femminile, parlo del Partito Radicale anni 70, ma anche con una leadership chiaramente maschile, che però ha interpretato l'idea dell'uguaglianza in senso generale, non in senso di difesa di una componente, diciamo. E quindi sì, condivido molto questa idea che debba essere un'iniziativa condivisa da tutti, e condivido anche lo sconcerto che prima viene espressa dall'altra persona che è intervenuta del fatto di avere dato libertà di coscienza di questo, come se fosse un problema di coscienza e non un problema appunto di democrazia, non un problema di diritti, che quindi deve essere la bandiera di un partito di sinistra. Si può comprendere questo per via dell'avviluppamento che la segreteria del PD ha fatto con Forza Italia e quindi la Lega, però in effetti quello che è troppo, ecco. E quindi devo dire che in questo mi è piaciuta l'espressione che ha avuto il buon vecchio Bersani, quando ha detto: beh, se il Senato deve fare qualche mente, Berlusconi se ne ha ragione, se si deve fare Camus e Squinzi, più che altro se ne ha Berlusconi ha ragione. Marco, volevo chiedere alla dottoressa Ricchi cosa ne pensava delle posizioni espresse da due rappresentanti storiche del femminismo cosiddetto radicale, che hanno commentato questi fatti in questi giorni, cioè Muraro e Domignani, con le quali qualsiasi possibilità di trovare una risoluzione della rappresentanza di genere che passi attraverso la legge è un modo per neutralizzare la capacità effettiva delle donne di poter essere forza di rappresentanza in un contesto pubblico, perché secondo loro la questione di genere è una questione di lotta sociale, quindi si deve verificare attraverso le dinamiche della società. Io non ho un po' i bianchi rispetto a voi, quindi io ho vissuto gli anni 70, all'inizio degli anni 70, che ricordo le prime iniziative, i famosi arresti di Firenze, poi partita poi tutta la battaglia per l'aborto, tra fine 74 e 75.
E c'era anche allora questa storia che insomma prima bisogna fare le lotte sociali, una grande lotta sociale, non sarebbe mai ad avere la legge sul divorzio, la legge sul aborto, cioè il concessionario, eccetera, queste cose, insomma, c'è, per carità. La radicalità di certe posizioni femministe sono cose dell'epoca, negli anni 70, mi ricordo molto bene, e ricordo come le cose più sterili che si potesse immaginare. Scusa Simone, mi fa particolarmente piacere perché, come vedete, c'è comunanza di genere nel voler rappresentare queste cose, quindi è un bel esempio di come si potrebbe, da posizioni diverse, avere la stessa, opinione. Ma intanto sì, no, anch'io penso questo, non è andato nel dibattito dentro i luoghi del femminismo, i luoghi delle donne, sono tantissimi, ci sono opinioni molto molto diverse. Io la penso esattamente come il professor Ignazzi, c'è sempre qualcosa che bisogna fare prima per arrivare a modificare le norme che renderebbero un po' più facili avere gli effetti che desideriamo. Io ho provato a spiegarlo prima, cioè c'è una questione vera per cui si accede alla politica, si accede alla carriera universitaria, si accede al mondo del lavoro pagato, e si chiama tempo. Se io non ho la disponibilità del tempo, posso essere maschio, femmina, qualsiasi tutto, e io non troverò mai le condizioni per studiare, pensare, ragionare, avere contatti con le persone, poter rappresentarle. E quindi una norma di questo tipo aiuta ad avere un risultato in tempi un po' diversi da quelli che la società ha dimostrato, la società e la politica ha dimostrato nel corso degli ultimi 70 anni. Poi io sono molto d'accordo sul fatto che queste avrebbero dovuto essere azioni positive. Le azioni positive che sono nate su una grande spinta europea all'inizio degli anni 90 avevano esattamente questa ambizione. Esiste una distorsione nella politica, esiste una distorsione in realtà soprattutto sulla politica, ma non solo, per cui si possono individuare delle norme, raggiunto invece un certo equilibrio e quindi venuta meno la distorsione, queste norme si accantonano. Era stata anche calcolata una percentuale, si diceva intorno al 30%, perché si sosteneva, secondo studi molto particolari legati al movimento delle masse critiche a San Francisco, insomma un po' lungo, però che la percentuale poteva essere intorno al 30%, cioè sotto il 30% non riesci a muovere tutte le altre, oltre il 30% non ha più bisogno delle quote, e infatti nei paesi nordici non esistono le quote. Ma qualcuno, non mi sorprendo del fatto che i paesi nordici abbiano pensato, è una dei miei miti, scusate, Tanita Beckmeyer è stata ministra nel 2007 e ha pensato a delle norme antidiscriminatorie, non nella politica, nell'impresa, nei consigli di amministrazione privati, ha chiesto un periodo di attivazione di queste norme, 3 anni, però alla fine i consigli di amministrazione, perché si dice anche le scelte che i privati compiono, se non sono adeguatamente rappresentative di mondi diversi, di modi diversi di vivere la società, cioè scegliere di costruire un asilo, avere una valenza diversa sulla vita quotidiana degli uomini e delle donne piuttosto che scegliere una strada, non voglio dire che sia meglio che sia peggio, auspico semplicemente che si possa ragionare di tutti e due, non che un pezzo sia sempre rimandato, che non arrivi mai, che abbia bisogno del cambiamento della società. A parte il fatto che io prima ho spiegato come secondo me le donne intanto abbiano, la relazione uomini e donne sia profondamente cambiata nel corso di questi ultimi 70 anni di storia repubblicana. Certo che avremmo preferito a azioni positive, quindi a norme transitorie, una volta affrontata il disequilibrio si potevano mettere da parte. Non è successo. Neanche quando si parla di partiti politici, per esempio, nella legge dei partiti politici, avrebbero potuto mettere una norma in cui si diceva chi ha norme interne che garantiscono una pari presenza di uomini e donne negli organismi politici, anche nelle candidature, ha un premio nei rimborsi elettorali. È stato fatto anche in Francia, ma c'è stata una stagione in cui pur di non
non averlo, non pagavano delle multe pur di non affrontare questa questione. Quindi io sono molto convinta che ci sia bisogno di un impegno normativo per affrontare questo disequilibrio. E comunque vedremo, insomma, anche nel corso della campagna elettorale che cosa, o dei prossimi anni complessivamente, che cosa concretamente succederà. Senza queste norme finora non abbiamo visto grandi cambiamenti. Avevo una considerazione da fare a tutte e due, poi raccogliamo anche l'ultimo intervento e magari liberiamo anche i nostri relatori, altrimenti. Bene, no, io ho questa considerazione, quindi muovo su un piano un po' diverso, ma legato a quello che dicevamo anche riprendendo il discorso fatto all'inizio, cioè ci sono tre dati che stanno diventando un po' delle costanti anche in Italia. Allora, il primo è l'aumento dell'astensionismo, perché noi ci dimentichiamo troppo spesso che il primo partito in Italia è l'astensionismo, e quindi c'è un problema di rapporto tra tutti i partiti e il non voto, che mi preoccupa più di chi vota un partito avversario, che vuol dire proprio una sfiducia nei confronti della democrazia. Il secondo elemento è quello dell'alternanza. Dal 94 ad oggi c'è stata un'alternanza, direi, quasi perfetta, solo che noi l'alternanza siamo considerati avere un valore, e in realtà in questo caso è più un'alternanza per disperazione, mi verrebbe da dire, cioè l'incapacità di governare porta gli italiani a cambiare, e questo porta al terzo aspetto, cioè c'è un aumento dei flussi di voto, per cui le aspettative nei confronti del governo, soprattutto in prossimità delle elezioni, cominciano a schizzare verso l'alto. E allora, questi tre aspetti come si combinano nella funzione che un partito deve fare? Allora, cominciamo prima. Non sono assolutamente preoccupato per l'astensionismo. Le grandi democrazie, le più antiche democrazie, Stati Uniti, Gran Bretagna e Svizzera, hanno perso il 60%. L'astensionismo è andato aumentando in tutti i paesi europei, anche da noi ovviamente, continuiamo ad essere nella fascia alta dei partiti che votano molto rispetto agli altri, escludendo i paesi che hanno il voto obbligatorio come il Belgio. Non vedo il problema, non vedo preoccuparsi. Aggiungo, è così male astenersi? Ma potrebbe essere invece, proprio come ci dimostrano gli altri tassi del socialismo nelle più antiche democrazie, un segno invece di raggiunta maturità o di raggiunta convinzione di grande legittimazione al sistema. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che vinca l'uno, vinca l'altro, per molta parte dell'opinione pubblica non cambia proprio la vita. Non è proprio necessario spendersi, mobilitarsi e andare a votare per l'uno o per l'altro, perché l'uno o l'altro si pensa che più o meno faccia gli interessi, magari un po' più di un gruppo, un po' più di un altro, ma tu gli interessi collettivi. Ci può essere questa interpretazione, che alcuni avanzano. Mi sembra un po' forzata, però ve la do anche in termini così un po' provocatori. Secondo punto era l'alternanza. L'alternanza è ottima cosa, fisiologica. Abbiamo avuto per 40 anni di CIA potere, insomma, chiaramente rispondiamo un po', insomma, vediamo di fare delle alternanze. Quindi io trovo molto sano il fatto che un governo venga punito è la norma della democrazia. Ha governato bene? No, cambiamo. Dato che i nostri governi, se è vero che siamo da vent'anni in una stagnazione economica e con la difficoltà di incidere su questo paese in molti aspetti, è evidente che i governi non hanno funzionato bene ed è giusto che siano stati mandati a casa. Poi ci sono state anche operazioni un po' contorte, sono molto ansioso di sapere il processo di Napoli, l'occupazione dei senatori da parte di emissari del leader di del PDL da allora. Questo che cosa, insomma, cosa comporta per il partito tutto questo, le aspettative?
Beh, c'è un ciclo che viene analizzato da tutti gli studi sul comportamento elettorale ed è il ciclo della insoddisfazione dei elettori. Ed è questa curva, cioè all'inizio si parte altissimi, no? Come voi sapete all'inizio c'è un grande sostegno al partito, al paese, che al governo e al partito. Questo c'è dovunque, in tutti i paesi, per tutti i tipi di partito, lì siamo a livelli alti, grandi aspettative. Poi a metà del ciclo c'è il punto più basso, quindi la insoddisfazione, perché all'inizio cosa fanno i governi? Prendono provvedimenti più drastici, quelli che scontentano varie componenti. Poi c'è una risalita, di solito, che a volte riesce con la conferma, a volte non ce la fa e non ci arriva, ma comunque c'è una risalita nell'opinione che è favorita anche da provvedimenti che vengono adottati proprio per invece controbilanciare quelli invece presi all'inizio. Quindi c'è sostanzialmente un ciclo. Le aspettative ovviamente all'inizio sono sempre molte, sono sempre state e sono, come dire, una prassi da questo punto di vista. Anche adesso abbiamo grandi aspettative per questo nuovo governo. Aspettiamo. C'è stato un consiglio dei ministri questo mercoledì scoppiettante. Tutto dipende dai punti di vista, ovviamente. Mi ha colpito il dato sulla fiducia, quello all'11%, che diceva anche abbastanza stabile. Volevo chiedere se c'era un crollo vicino a Tangentopoli di questo dato. Nella storia italiana, sì. Nella storia italiana, questo è molto. Ci sono due paesi che hanno avuto due picchi negativi. Prima l'Italia, si vede proprio nella serie storica, parte dal 73, quindi c'è una lunga serie storica di queste analisi, e nel 92 proprio con il Tangentopoli va a precipizio, letteralmente scende, se non ricordo male, al 12%, che per l'epoca, più di 20 anni fa, era veramente poco. E poi il Belgio, alcuni anni dopo, che era stata travolta una serie di scambi di vario tipo, di vario genere, eccetera, insomma, che scambi, affari di trovo, eccetera. Neanche il Belgio è di una caduta verticale. Poi, vabbè, a parte questi picchi, dopo è stato un calare progressivo, un po' di tutti. Siamo a questa. Adesso non so se c'è stata una ripresa nell'ultimo anno, non ho ancora più i dati dell'ultimo anno e mezzo, diciamo così. Un'altra domanda, sì. Breve, era su quello che ho interpretato come un voto di fede, cioè l'elettore medio legge il programma. Nessuno. Quindi è chiaro che ci può essere un orientamento. Ho sempre votato PD, continuo a votare PD, certo. Nonostante mi propongano delle. Certo, questa è, allora. Quando all'inizio, allora, questo si ricollega al discorso che c'era all'inizio, era molto facile un tempo per i partiti avere i collegamenti con determinati componenti della società, perché erano sempre loro e quindi potuto tornare. Nel momento in cui mancano questi collegamenti, cominciano ad essere più labili, più laschi, diventa più difficile, dobbiamo conquistare volta per volta. Si conquista in varie maniere, con una manager di nuove classi, con una personalità, con un programma, però espresso in due o tre elementi, catch word, come dicono gli americani, due o tre espressioni che ti entrano in testa, non con un programma di, ma anche cinque pagine sono troppe, non esiste, cioè devono essere cinque frasi. Questa è la politica, la dimensione della comunicazione è questa, no? Sono i 45 secondi che tu devi dire in televisione, dopo non ascolto tra l'altro. Simone, mi riallaccio a questa cosa qui, nel senso che la prossima puntata, la prossima lezione sarà proprio sulla costruzione del programma dal punto di vista della comunicazione, quindi con Dino Menduni e con Francesco Nicodemo lunedì ci vedremo al circolo di Andrea Costa, proprio per affrontare il tema della costruzione del programma dal punto di vista della comunicazione politica. Sì, volevo dire una cosa su cui conosco molto bene, conosco abbastanza bene gli studi del professor Ignazzi. In Forza senza legittimità racconta molto bene come i picchi di crescita di elettori nelle competizioni elettorali fossero alti fino alla fine degli anni 70 e poi via via si è andato invece in calando.
sono noti gli studi relativi al fatto che questo possa anche non essere un elemento di preoccupazione, perché è considerato un elemento di maturità del sistema politico oppure di grande legittimazione del sistema. La mia preoccupazione, sono un po' più scettica su questo, cioè di considerare un po' come un dato di fatto, ecco, l'astensionismo che ha raggiunto livelli, a mio parere, invece un po' preoccupanti, sono dovuti al fatto che non siamo adesso in una fase di grande legittimità del sistema. Quindi, ecco, io è un dato che invece guardo un po' più di preoccupazione, che metto insieme con la diminuzione degli iscritti ai partiti politici, perché insomma non credo che vadano, si possa dire che non vadano di pari passo le scelte di adesione militante in un partito, qualsiasi esso sia, quindi una scelta militante un po' più fluida, con la voglia di partecipare alla competizione elettorale. No, posso aggiungere una cosa? Rispetto al quadro teorico, generale, complessivo che facevo prima, entrando nello specifico in particolare italiano in questo caso, c'è non tanto un problema di legittimità dei partiti, ma legittimità della classe dirigente di tutti i partiti, a tutti i livelli, con nazionale e locale. Perché, lo ricordava prima una persona anziana che è venuta prima, e diceva giustamente, si prendevano lo stipendio metalmeccanico, quelli che avevano delle funzioni di rappresentanza. Adesso avere delle funzioni di rappresentanza è un grande privilegio. Se pensiamo a appunto i livelli di retribuzione che sono stati ottenuti, ma non solo quei retribuzioni, perché io su questo non ho alcun problema nello strapagare un parlamentare per tenere lontana la tentazione. È tutto una cosa, tutto un altro aspetto, è l'elemento del privilegio che è, come dire, è stato incollato, si è incollato a tutte le classi politiche europee, della gran parte delle classi politiche europee, cioè solo un po' in Scandinavia si è fuori da questo, ma anche la Gran Bretagna soffre di questo, anche la Gran Bretagna. Vi ricordate qualche stato fa lo scandalo dei rimborsi dei parlamentari britannici che hanno costretto alle dimissioni dopo 400 anni alle dimissioni dello speaker, della Presidente della Camera dei Comuni? Tutti. Cosa significa questo? Significa che l'interpenetrazione dei partiti nello Stato, dicevo prima, ha prodotto questo senso di lontananza, di autoreferenzialità dei partiti. Quello è il vero taglio. E come si combatte questo? Con una parola molto semplice: con più parsimonia, con uno stile di vita da parte dei leader politici che sia uguale a quello del cittadino. Tutto qua. Riuscire a far scendere quindi il senso del privilegio che ormai la gran parte dell'opinione pubblica attribuisce, vede nei dirigenti politici, nei rappresentanti in particolare, è l'unica, secondo me, chiave per portare, per riunire, diciamo, rattoppare in qualche maniera quel triangolo. Con questo invito alla sobrietà anche direi che possiamo chiudere la lezione. Ringraziamo i due relatori. Vediamo lunedì circa Andrea Costa alle 19 di Nome in Comune, Francesco Nicodemo.